Bentornati, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video della serie Your Daily Shakespeare. Breve recap, Your Daily Shakespeare nasce come serie di stories quotidiane su Instagram ispirate dall'annuario universale Un anno con Shakespeare di Ellie Esiri. Al termine dell'anno ho pensato di raccogliere in video tematici queste stories, ho usato questo librone di Gribaudo e di Kappa come collante, è un libro di mappe concettuali. I video che vedete qua sul canale sono quindi un mix con delle introduzioni teoriche che danno più che altro il mood e il collante alle stories che poi invece seguono, recuperate da Instagram, e in più recuperiamo anche quei ritagli e quegli estratti che non siamo riusciti a discutere durante l'anno, durante il 2020, nelle stories di Instagram. Come al solito i libri di cui vi ho parlato e a cui faccio riferimento li trovate qua sotto nell'info box, i link sono affiliati ad Amazon, se ci cliccate e acquistate qualcosa una piccola percentuale arriva a me che la utilizzo per sostenere il canale. A sostegno del canale c'è anche la vetrina Amazon, dove c'è uno spazio dedicato a Shakespeare, la pagina Patreon e ovviamente, se vi va di andare a dare un'occhiata su www.saracantoni.it, che è il mio sito, trovate anche articoli, le news e tutto ciò che mi invento, tendenzialmente lo condivido lì. Oggi l'opera di cui parliamo è un'altra opera storica, si tratta di Enrico VIII. Enrico VIII è un'opera del 1613 che ha anche un secondo titolo. Il secondo titolo è All is True, tutto è vero. E già questo sottotitolo ci dà idea delle tematiche e del mood che Shakespeare vuole dare a quest'opera in particolare. Prima di tutto c'è da dire una cosa, questa è un'opera scritta a più mani. L'opera venne composta da William Shakespeare e da John Fletcher e si concentra non tanto, come avviene per altre opere storiche dedicate ai re inglesi di Shakespeare, su tutto l'arco della vita del re o sul momento in cui il re sale sul trono, bensì si concentra su quello che è sicuramente il momento culmine della carriera reale e regale di Enrico VIII, ovvero il momento nel quale decide di divorziare da Caterina d'Aragona, di fatto il momento dello scisma dalla Chiesa di Roma e la decisione di risposarsi, di prendere in moglie Anna Bolena e la nascita di quella che sarà poi Elisabetta I. Le tematiche trattate in quest'opera sono legate al matrimonio di un re, quindi al matrimonio regale, all'ambizione politica e all'integrità. Si parla ovviamente come location della corte inglese, di varie location della corte inglese e le fonti sono, a parte le ormai celeberrime, perché le cito sempre, le cronache di Raphael Holinshed, le cronache di Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda, l'unione delle due nobili e illustri famiglie di York e Lancaster di Edward Halle del 1548 e anche un'opera chiamata Atti e Monumenti di John Fox del 1563. Perché vi dicevo che già nel sottotitolo ci dà molto del mood dell'opera? Perché è un'opera che è molto incentrata sul vero, sulla concezione di ciò che è vero, sul punto di vista, sul relativismo storico e su come cambiando la prospettiva cambia anche la percezione di cosa sia vero e cosa non lo sia. E in tempi confusi come quelli rappresentati nell'opera sicuramente questo era rilevante ed era sicuramente un qualcosa che faceva un immediato appeal sul pubblico presente a teatro. Fun fact, nel 1613, durante la prima messa in scena dell'Enrico VIII, un cannone sparò un colpo e diede fuoco al tetto del teatro. L'opera non venne più messa in scena con il colpo di cannone fino al 2010, quando si ripeté in maniera celebrativa, si rimise in scena l'opera con il colpo di cannone originale. Ora vi lascio ai primi cinque ritagli che Ellie Esiri aveva selezionato, ci vediamo in coda con gli ultimi due. Buongiorno, oggi recuperiamo anche Your Daily Shakespeare quotidiano.
Oggi l'estratto dell'antologia viene dall'Enrico VIII. Enrico VIII è un'opera abbastanza dibattuta perché ci sono all'interno del panorama shakespeariano delle opere che probabilmente non vennero scritte da Shakespeare autonomamente, ma nelle quali venne coadiuvato. L'Enrico VIII è molto probabilmente una di queste, venne aiutato da John Fletcher. Tra l'altro, le righe dell'estratto molto, molto probabilmente furono scritte proprio da John Fletcher. Questo però non toglie niente alla bellezza dei versi. Sono un inno alla musica, partendo dalla figura mitologica di Orfeo. Parliamo brevemente anche della trama dell'Enrico VIII. L'Enrico VIII, dramma storico appunto incentrato sulla figura di Enrico VIII, che gira tutto intorno alla questione del divorzio di Enrico VIII. Quindi si apre con Enrico VIII che incontra Anna Bolena, decide di sposarla, decide soprattutto di divorziare da Caterina d'Aragona, incarica il cardinale Wolsey di informarsi in merito alla validità del suo matrimonio con Caterina d'Aragona. Ci sono tutte le vicende legate al duca di Buckingham che verrà poi giustiziato e quando Wolsey scrive al papato, a Clemente VII, invocando che non riconosca l'invalidità del matrimonio di Enrico VIII, Wolsey viene diseredato, viene rimosso dalla carica e gli vengono tolti tutti i beni. Sì, viene sostituito da Tommaso Moro. Decide il divorzio, si celebra il matrimonio con Anna Bolena nella disperazione di Caterina d'Aragona e l'opera si chiude con una nota lieta, ovvero con la nascita della figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, ovvero Elisabetta I, futura grande regina d'Inghilterra. Maggio, Enrico VIII. Enrico VIII, la conclusione, siamo arrivati al battesimo di quella che sarà Elisabetta I. E il guardaportone apostrofa i funerali all'interno, richiamando per paragonare la quantità di folla che c'è fuori dal palazzo, la paragona a quella che accorre entusiasta a vedere i buffi indiani. Si riferisce all'abitudine che avevano gli inglesi colonizzatori, in quanto colonizzatori, di portare in Inghilterra gli indigeni delle nazioni che andavano a scoprire, a colonizzare, in particolare appunto gli indiani d'America, e li facevano diventare delle attrazioni per il pubblico. Il più famoso era Epenao di Cape Cod in Massachusetts, portato a Londra per divertire il popolo e la gente. Il 23 maggio 1533 Enrico VIII ripudia ufficialmente e pubblicamente la moglie Caterina d'Aragona. Storia inglese molto conosciuta: Enrico VIII, il re dello scisma con la Chiesa di Roma, primo capo della Chiesa anglicana, primo monarca a richiedere il divorzio, quello che effettivamente fu un divorzio, per convolare a nozze con Anna Bolena, che poi divenne la madre effettivamente della regina, ovvero di Elisabetta I. Nell'opera Enrico VIII c'è il momento culminante nel quale appunto Caterina d'Aragona viene ripudiata e gli autori, perché è scritta a quattro mani, vi ricordo, scelgono di ispirare pietà nella figura di Caterina, di farla essere una figura positiva, una figura buona. Scelta che fa riflettere, perché comunque è stato proprio il divorzio di Enrico VIII a far sì che Anna Bolena diventasse sua moglie e che Elisabetta I potesse salire al trono. Questo fa pensare che molto probabilmente l'opera venne scritta o quantomeno messa in scena quando Giacomo I era già sul trono, quindi già dopo la morte di Elisabetta I. Considerate comunque che, se dobbiamo vederla in termini logici e razionali, Caterina d'Aragona non aveva fatto nulla secondo gli standard dell'epoca per meritarsi di essere ripudiata dal marito. Erano sposati da 20 anni, gli aveva dato dei figli, l'aveva sempre assecondato e sicuramente Enrico VIII non brilla per equilibrio, perché ricordiamo che Anna Bolena
non ha fatto una bellissima fine. Recupererei anche un paio di estratti dall'Enrico VIII, in particolare il prologo. Il prologo è molto interessante perché, come spesso nelle opere shakespeariane, il prologo già ci dà la cornice dell'opera che poi andremo a leggere o a vedere rappresentato. Cosa andranno a vedere e soprattutto che cosa non vedranno in scena, è molto bello. All'interno c'è poi chiaramente anche il richiamo a, c'è un verso famoso su come fanno in fretta i potenti a cadere in disgrazia. L'opera è l'Enrico VIII e c'è un aneddoto simpatico. È che nel 1613, durante una rappresentazione dell'Enrico VIII, un cannone di scena per errore colpì il teatro, il tetto del teatro, il teatro prese fuoco e distrusse il teatro. Non ci furono vittime, almeno gli archivi non riportano vittime, se non un uomo al quale presero fuoco le brache, ma che con grande acume tutto british provvide velocemente a gettarsi addosso la birra che aveva in mano per spegnere il fuoco. Quindi questo però serve anche per ricordare che dopo il grande incendio del 1666 il Globe Theatre è l'unico teatro a Londra al quale è stato concesso di essere ricostruito con il tetto in paglia, anche se chiaramente ad oggi ci sono tutta una serie di norme di sicurezza che consentono di stare tranquilli durante le rappresentazioni. Andiamo con un altro estratto sempre dall'Enrico VIII ed è la guardia al portone della chiesa durante il battesimo di Elisabetta I. In conclusione siamo nell'atto quinto dell'Enrico VIII, c'è la folla fuori, che questo è un momento storico di grande rilevanza e tutti volessero avere il loro posto durante questo momento storico. E chiaramente le guardie non si risparmiano in randellate. Il ritaglio del 7 settembre viene dall'atto quinto scena quarta e viene utilizzato, è l'annuncio della nascita dell'infanta, ovvero di quella che sarebbe poi diventata Elisabetta I, e Ellesiri ci fa notare come, a parte la bisbetica domata, sia proprio l'Enrico VIII l'opera ambientata a livello cronologico più vicina alla Londra shakespeariana. Probabilmente, abbiamo detto che venne messa in scena nel 1613, quindi 10 anni dopo la morte della sovrana, ma sicuramente è una di quelle ambientate nel periodo più vicino a quello in cui Shakespeare poi si era trovato a vivere. Il ritaglio del 29 novembre viene dall'atto terzo scena seconda ed è un monologo del cardinale Thomas Wolsey. Il cardinale è lacerato a livello morale, a livello personale, perché? Perché sente di aver fatto prevalere la lealtà nei confronti del re alla lealtà nei confronti di Dio. Perché? Perché ha tentato ha assecondato il sovrano, cercando in tutti i modi di far annullare il matrimonio con Caterina d'Aragona, ma ha fallito il suo incarico. Si rende però conto che quello era un incarico di tipo più politico che religioso e in qualche modo si pente di aver assoggettato la sua lealtà al sovrano piuttosto che a Dio, e si rende conto in quel momento che la caduta è inevitabile e sarà una caduta non solo politica ma anche e soprattutto religiosa e morale, ovviamente. Bene, con questo abbiamo finito anche di parlare di Enrico VIII, io spero che il video sia stato interessante, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo avete letto, se avete letto l'opera, se l'avete vista rappresentata. Io vi mando un bacione e vi do come sempre appuntamento qui sul canale, quando capita, per parlare di libri e di Shakespeare. Ciao!